Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 13 marzo, è San Rodrigo di Cordova e si festeggia, possibilmente dormendo, la giornata mondiale del sonno. La data non è scelta a caso. Secondo i ricercatori, con il cambio di stagione e l'avvicinarsi della primavera, il nostro organismo ha bisogno di più energie e quindi di più riposo. Qualche curiosità. Il paese dove si dorme di più è l'Olanda, con una media di 8 ore e 12 minuti a persona, seguita da Nuova Zelanda e Francia. Il paese dove si dorme di meno è Singapore. Gli animali che dormono di più sono i koala. In cattività raggiungono le 22 ore di sonno al giorno, anche se allo stato libero si accontentano di sole 14 ore, più altre 5 di totale inattività. Le ore di sonno necessarie diminuiscono con l'età. Si va dalle 16 ore di media per i neonati, alle 10 fino ai 18 anni, poi 8 fino ai 55 anni circa, e poi sempre meno fino alle 6 ore delle persone anziane. Albert Einstein dormiva 11 ore al giorno, mentre Napoleone ne dormiva 4. Il record per il più lungo periodo senza dormire è stato di 11 giorni e 25 minuti. Il detentore, Randy Gardner, ha però sofferto di problemi di salute, tra cui allucinazioni, disturbi alla vista e di memoria. Il 90% dei sogni viene dimenticato entro 10 minuti dal risveglio e pare che si possano sognare solo volti di persone già viste. Una persona su 10 sogna in bianco e nero, e prima dell'avvento della TV colori erano molte di più. Il sonniloquio, ovvero il classico parlare nel sonno, colpisce il 5% degli adulti e addirittura il 50% dei bambini. La presenza o meno di 15 sequenze di geni del DNA di ognuno di noi ci rende gufo o allodola, a seconda che si sia più reattivi al mattino o più tardi. Per dire con certezza che qualcuno è sveglio servirebbe un attento esame medico. Infatti, ogni tanto facciamo micro sonnellini di pochi secondi occhi aperti, senza averne coscienza. Infine, il sogno lucido è la capacità di sognare sapendo che si sta sognando e si può imparare. La tecnica che insegna a creare e vivere sogni lucidi si chiama onironautica.